Dalla vicenda dei pendolari che potrebbero ben presto vedersi schizzare le tariffe degli abbonamenti ai prezzi da capogiro sull'alta velocità in forza di un regime di monopolio sull'intera linea adriatica, Trenitalia dovrà a breve dare risposte ragionevoli non solo ai consumatori. Intanto l'Osservatorio alla mobilità di Federconsumatori ha già inviato una segnalazione all'autorità garante della concorrenza e del mercato per le tariffe sul Frecciarossa. Non appare concepibile infatti come a parità di condizioni un viaggiatore da Pescara a Milano debba pagare molto di più di uno che, per la stessa destinazione, parte da Roma. Nessuna forza politica in campo regionale è capace di opporsi a questa vera e propria rapina da parte dell'Italia a danno della nostra comunità. Cioè, un biglietto con la Frecciarossa Roma-Milano costa meno di quanto costi un biglietto sulla Frecciabianca Pescara-Milano. Nessuno si oppone a questa evidente ingiustizia. Il tema è il regime di monopolio sulla linea adriatica da parte di Trenitalia. Esattamente, qui siccome agisce il regime di monopolio può drenare tutte le risorse che vuole a danno dei cittadini, poi utilizza queste risorse per vincere la concorrenza sulla Roma-Milano. Ma noi siamo ostaggio in questo modo come collettività se la politica non interviene a darci una mano. C'è poi l'altro tema, è chiaro che premesso che finalmente dopo anni di battaglie avremo i Frecciarossa su questa linea, detto questo però pensiamo ai tanti pendolari che raggiungono le località del nord che si vedranno raddoppiare le tariffe dell'abbonamento. Allora vediamo, io quando ho avuto sentore di questo problema ho chiamato Mancini, il responsabile del gruppo FS per quanto riguarda le relazioni esterne, e mi ha detto, e credo che sia onesto, mi ha detto che per quello che ne sa lui non è vero che ad aprile tutte le frecce bianche verranno sostituite dalle frecce rosse. Io direi che magari avvenisse questa sostituzione, perché a livello macro generale avremo un vantaggio complessivo come collettività, non vado nei dettagli adesso. Per quanto riguarda invece il timore di questi abbonati, saranno pochi, però va fatta una battaglia in ambito regionale, perché come altre regioni hanno reso possibile la cassa tutto treno che consente di non gravare sui cittadini, ma a livello complessivo si può fare anche qui, si può fare anche qui, però occorre la politica che faccia queste cose.